Gli anni 70 sono anni importantissimi per gli scenari mondiali perché da un lato vedono una politica americana che è costretta a prendere atto della crisi che si è aperta nel Vietnam con una guerra sanguinosa e perduta da un lato, e dall'altra parte un'Europa che conosce, come tutto l'Occidente, le grandi crisi petrolifere dei primi anni 70 e della seconda metà degli anni 70 con la rivoluzione comunista in Iran. Quindi un'epoca di grandi trasformazioni. Negli anni 70 gli americani, sotto soprattutto la regia del segretario di Stato Kissinger, utilizzano tuttavia la sconfitta militare per riuscire ad aprire delle relazioni, soprattutto con i cinesi, che vengono individuati come interlocutori, prima assolutamente considerati subalterni alla Russia, e dall'altra parte continuano gli americani a trattare con i russi per controllo degli armamenti nucleari, il famoso accordo SALT II del 1972. Quindi si tratta di una politica basata sul realismo politico. Nello stesso tempo, in Europa, sotto il cancellierato di Willy Brandt, si apre la cosiddetta Ostpolitik, cioè un'azione energica della Germania verso i paesi del blocco di Varsavia per aprire un dialogo, un canale di dialogo anche fatto di riconoscimento delle colpe reciproche e anche di diritti umani. È un'operazione molto importante che in qualche modo segna il ritorno anche non solo della Germania, ma dell'Europa come protagonista politica, perché culmina poi nel 1979 con l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, quindi con una ripresa di una trasformazione di questa alleanza occidentale di paesi dal terreno puramente economico a un terreno politico. La risposta del blocco sovietico nei tardi anni 70 è tuttavia una risposta piuttosto conservatrice. Gli ultimi anni della presidenza di Leonid Brezhnev, che muore all'inizio degli anni 80, sono invece connotati da una ripresa militare, l'occupazione dell'Afghanistan nel 1979, poi la repressione dei moti in Polonia, dei moti diciamo sindacali in Polonia nei primi anni 80, e a cui l'Occidente risponde con quello che si chiama il famoso decennio neoconservatore, quello di Reagan e della Thatcher, che vede la contrapposizione frontale in questa neo-guerra fredda, dei due blocchi. Ma si tratta più che altro di un'illusione ottica. In realtà il mondo americano occidentale, anche grazie alla rivoluzione tecnologica dell'informatica, è un mondo che è estremamente all'avanguardia anche sotto il profilo militare, mentre l'Unione Sovietica ha perso gran parte della sua capacità di reazione, ha dei sistemi d'arma obsoleti, non riesce più a fronteggiare questa grande offensiva di carattere tecnologico. Se ne accorge, da un lato il presidente Gorbaciov, quando nel 1985 eredita dagli ultimi stalinisti, diciamo la guida dell'Unione Sovietica, si rende conto, appunto, Gorbaciov, che questa battaglia frontale non ha più senso, e dall'altra parte bisogna dire che anche il presidente Reagan, nella seconda metà degli anni 80, cioè durante il suo secondo mandato, ha una tendenza all'apertura e al dialogo assolutamente non compatibile con quelle che erano state le sue premesse all'inizio degli anni Ottanta. Questa particolare congiuntura porta a una veloce distensione, diciamo così, che culmina nella seconda metà degli anni Ottanta e che poi genera l'evento straordinario della caduta del muro di Berlino nel 1989. Quindi possiamo dire che questo periodo è piuttosto interessante. Da un lato abbiamo un decennio di transizione nel quale l'Occidente sembra decisamente in difficoltà, soprattutto nei confronti dei paesi del Medio Oriente, ma anche della ripresa dell'Unione Sovietica come leadership a livello mondiale. Gli anni Ottanta invece segnano un percorso esattamente opposto e anche all'interno del mondo conservatore europeo una differenza di politiche per reagire a quella che è la posizione di apertura di Gorbaciov, che è il vero grande protagonista della liquidazione del modello sovietico nella seconda metà degli anni Ottanta, anche inconsapevolmente.